Ed è questo l'unico pezzo che ci portiamo via dal Falstaff di Verdi cantandolo noi. Ma come? Di solito siamo abituati a uscire cantando Amami Alfredo, di quella pira. E invece qua questa è la canzoncina che resta, lo slogan. Tutto il resto è inafferrabile, è tutto di corsa. È tutto un gioco che coinvolge l'orchestra moltissimo, coro quasi niente, i personaggi che si intrecciano continuamente a costo quasi di fare delle confusioni volute, e i singoli che parlano, conversano fra di loro con mobilità, sfuggendo sempre. Il protagonista, come sapete, è il nobile uomo Falstaff, un po' in disuso, che fa la corte alle comari di Windsor, da Shakespeare. E però non è tanto un nobiluomo o burlone e corteggiatore, è qualcosa di più. È uno che ha voglia di vivere, è uno che ha voglia di mangiare, grande pancia, è uno che ha voglia di fare allegri gli altri. Beh, insomma, non voglio mica raccontare la storia, dovete vedere come se non sapeste che fosse un'opera, come se fosse l'invenzione teatrale di un giovane di adesso, perché è un'opera giovanissima, anche se Verdi l'ha scritta come ultima della sua vita, ormai da vecchio, non voleva mai musicarla, si è lasciato tanto pregare, poi poco a poco ha cominciato a pensare a questo pancione che era il suo personaggio e insomma l'ha scritto. Oh, nella storia non è che non ci sia il grande amore verdiano, c'è, ma proprio come dicevo, autore giovane che comincia la vita, in realtà sappiamo dalla sapienza con cui scrive che non può esserlo, ma idealmente è così, l'amore è affidato a due ragazzetti incantati che appena possono nella confusione intonano al loro amore contrastato dalle famiglie, o meglio soprattutto dagli uomini. Labbra di fuoco, labbra di fiore. E ci vuole qui una voce non solo bella, ma giovane, semplice, allegra per cantarla e per arrivare a quel rito, quel saluto, quell'intesa segreta fra i due che si congedano fra di loro sempre cantando. Ma prima c'è uno strumentino e poi bocca baciata non perde ventura, dice lui, lei risponde, anzi rinnova come fa la luna, e l'orchestra si lascia prendere, commuovere, si incanta come se fosse il primo mattino del mondo, come si usa dire. E poi invece c'è il mondo dei vecchi, il mondo dei maturi, che ne combina di tutti i colori. E che però anche questo non è soltanto un mondo di brava gente, un po' stupido, un po' difettoso, un po' egoista. C'è anche qualcosa di più. C'è come se su quel che succede ci fosse sempre un'incognita, un destino, un mistero. Quando, per motivi che non vi dico, perché se riuscite a vederlo senza ricordarvi la trama, se la sapete, è il meglio. Ma Falstaff si trova sotto, Falstaff il pancione, si trova per l'ultima burla alla quercia di Horn e sente suonare le ore. Questa è l'armonia che l'accompagna. Sentite qualcosa quasi di decadente, di seduttivo insieme, quasi ignoto fino a quel momento allo stesso Verdi. Opera lieve scintillante, ma anche
opera misteriosa, questa. Massimo Mila diceva una cosa che mi sembra molto giusta. Vado a prenderla. Dunque, deve essere nell'enciclopedia dello spettacolo, che peraltro è piena di cose bellissime anche sull'opera. Nella voce Verdi, Massimo Mila dunque scriveva: ancora una volta l'uomo rimane lo stesso. Le passioni del Falstaff, ultima opera, sono le passioni consuete del teatro verdiano. Ancora una volta la vicenda prende vita sotto la sferza della gelosia, vedrete. Ma tutto è contemplato dall'altezza incommensurabile d'una favolosa saggezza senile, che comprende tutto e che tutto riduce alle sue vere dimensioni. I pazzi furori dei piccoli uomini visti come in un cannocchiale rovesciato inducano un sorriso intenerito e compassionevole sul volto rugoso del vecchio artista che si avvicina ormai al metro definitivo dell'assoluto. Io questa citazione qua la trovo molto importante perché il mondo visto da lontano è il contrario del mondo visto quasi da troppo vicino, che era quello delle passioni di Hernani. E la favolosa saggezza senile è quasi il contrario dell'improntitudine delle opere di Verdi, che venivano giù come se la saggezza non ci fosse. Il contrario, l'inverso, il chiudersi d'un cerchio di momenti diversi ma di un genio sempre presente e grande. E poi che sembra sapere tutto. Verdi diceva che questa saggezza l'aveva presa molto da Shakespeare. E difatti tutto il rapporto con Shakespeare per lui è stato fondamentale, Macbeth, Otello e Falstaff. Ma con una particolare caratteristica che, mentre di Shakespeare vedeva la grande teatralità barocca, la capacità di dialogo, la verità del modo di raccontare, Verdi continuava a chiamarlo il grande maestro del cuore umano. E anche per Falstaff c'è questo, c'è un momento in cui vedrete nella burla, ma vedrete, sentirete, chi lo sa, perché è sfuggente, non finisce neanche la frase da solo, subito viene ricoperta. Dice, chiede un po' di pausa, sono stanco, dice Falstaff, come se quasi uscisse dalla commedia e parlasse, no, con gli altri, con noi, chi lo sa. È come se tutto questo mondo di Falstaff ci arrivasse con una coscienza di essere dentro un gioco, ma di sapere che al di là del gioco ci sono i personaggi. È difficile riuscire a prendere la bellezza e la complessità di Falstaff tutto, anche perché non è tutto sul nostro gusto. Però se si entra e si comincia a pensare chi è questa gente, cosa fa, perché si comporta così, un po' è spassoso, un po' è comico nel senso proprio più teatrale, più sfrontato, un po' è anche malinconico perché sono gente come la gente, come siamo noi, un po' infelici. E un po' invece ha una sua continua immersione nella bellezza. Forse anche questo ha imparato da Shakespeare, Verdi, anche se non lo dice perché lo fa da musicista, la certezza del conforto della musica, come diceva Riccardo II. Riccardo II, in un momento terribile della sua vita, sente in Shakespeare un suono lontano e dice chissà chi è, e poi dice chiunque sia benedetto, perché è benedetto chi ci dà musica, perché è un segno d'amore. È un segno d'amore in questo mondo tutto odio,
È uno straordinario gioiello. Eccolo qua, ci guarda, Sir John Falstaff, nato alla Scala giovedì 9 febbraio 1893, spettacolo cominciato alle ore 8:15 pomeridiane. Momento storico, l'ultima opera di Giuseppe Verdi, sul libretto di Arrigo Boito e, come già Otello, penultima opera anch'essa sul libretto di Arrigo Boito, il grande poeta scapigliato milanese e insieme vicinissimo a Verdi dopo averlo sempre avversato, dedicata a Shakespeare, tratta da Shakespeare, questa volta con una specie di assemblaggio dalle Allegre Comari di Windsor e da due parti del Enrico IV, altro dramma shakespeariano. Storia buffa, prima volta che Verdi si cimenta veramente come un'opera buffa dopo aver in gioventù avuto fiasco col Semiserio. Storia da seguire tutta veramente come una commedia. Ci guarda il vecchio John Falstaff. Adesso andremo a raggiungerlo nella taverna della Giarrettiera, dove ha i suoi servitori non molto fedeli, servitori facoltativi, volontari, Pardolfo e Pistola, e dove comincerà la sua storia di seduzioni. Gli è andata male al vecchio Falstaff. Stiamo vedendo il Falstaff di Giuseppe Verdi, che ha cominciato la sua vita gloriosa in palcoscenico giusto 100 anni fa, nell'893. Ora gli è andata male perché ha voluto corteggiare delle comari e invece le comari si sono alleate, sia pure in modo tumultuoso e confuso, con i mariti e, insomma, Falstaff è stato buttato in acqua. Eccolo qui, poveretto. È passato qualche minuto, c'è già il suo stivale gocciolante appeso e ci saranno di sicuro anche gli altri suoi panni appesi ad asciugare. Poveretto, ci è scappato detto prima, Sir John Falstaff. E noi siamo quasi dalla sua parte, misteri dell'opera buffa. Lui è il gaglioffo seduttore, il fastidioso vecchio panciuto, ma è così simpatico. Quasi ci spiace che adesso si stia tramando un'altra burla ai suoi danni. Arriverà la comare Quickly da lui e gli dirà che... Così, con una magistrale fuga a 10 voci, Verdi chiude la sua opera teatrale, l'ultima. Un congedo con una fuga, come in una forma musicale di 200-300 anni prima, lui che aveva inventato nuovi linguaggi fino all'ultimo. Ma una fuga per dirci che tutto nel mondo è burla, almeno con le parole. E con la musica per dirci forse tutto l'incontrario, che però questo incontrario forse nel mondo è proprio la burla più grande.